va bene. Non sono ancora chiare le origini, quindi mi stavo un po' informando. Però se vuoi dei consigli... Molto chiaro il gusto e il sapore. Dei consigli culinari veramente ad hoc. Li puoi chiedere al nostro Stefano Ranucci. Davvero? Buongiorno. Lo farò. Ah, bene. Ciao ragazzi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Center Music. Bella quella cornetta che vedo nella foto, la riconosco. Ha un chiedi familiare. Quelle stupidaggini che porti in giro te, capito? Ecco. E dopo me ci fai divertire. Ma guarda che bel pupotto, Stefano, che era. Hai visto il 31 Bella. Gennaio del 1962? Ah, hai detto anche l'anno? Sì. Compiuto un anno, c'è una candela. Ma pensa tu, ecco. Pensa che invece ieri è stata la festa della donna, auguri. Sì. A tutte le donne in ritardo, anche se ragazze c'è poco da festeggiare, purtroppo. Si ricorda un episodio veramente che ci ha detto meno che da essere festeggiato l'8 marzo, di quella famosa tragedia, no? Va bene. Comunque ieri, ogni anno, no, al ristorante dove sto io, oramai sono 16 anni, c'è una signora che compie gli anni l'8 marzo. Ah! Ieri compiva 89 anni. Salute, io ho detto, senta signora, mi dica la ricetta. Cosa ha mangiato, ecco. E bevuto tutta la vita, perché magari così seguo il suo menù, mm-hmm. E magari ci arrivassi pure io. C'entrerà ancora il bambino, chissà. Quante mimose, niente, ha detto che ha mangiato sempre poco e bevuto poco. Ah, oddio. Mi sa che noi altri non ci rientriamo. No, sicuramente no. Io sono già acciaccato adesso, la mattina, con la schiena, tutti i dolorini. Con quello che hai mangiato ieri a pranzo, penso che poi sta bene fino a 8 marzo. Perché non sai quello che ho mangiato a cena. Tra l'altro. Fai veramente schifo. Ecco. Giusto per essere carini. Senti, ascolta, io anche per togliere la curiosità su una cosa che te non dici mai, io oggi non ho la televisione, quindi perché c'ho da fare in giardino, che mia moglie stamattina gli ha preso il pollice verde, no? Ah, ecco. Allora c'ho da fa con tutto il giardino, i concimati, raghi, io già mi sono spaccato la schiena. C'è da dire che il tempo aiuta, veramente, oggi bella giornata, ringraziando il Dio, speriamo che è iniziata qui la faccenda, ma che camicia c'hai? No, oggi ho una felpa. Ah, c'hai una felpa. Bianca, perché così volevo vedere. Per il gioco. Ero pronto alla battutaccia. Anche se ho la televisione spenta, allora non c'è nessun problema. Allora, mi sono premunito. Poi una cosa, guarda, veramente classica. Cappuccio bianco e scritta nera. Quindi proprio che è tradizionale. Non mi puoi dire niente. Però i colori mi piacciono. Sì. E qui la chiudo. Perché Okay. Sei juventino, abbiamo capito. Ma no. Via, che qui alla mezza io c'ho un appuntamento. Importante. Senti, ricordiamo anche quello importante del 16 di marzo. Ragazzi, stanno andando a gonfie vele le vendite dei biglietti per quello spettacolo teatrale. Ma teatrale mi sembra una parola grossa. Cioè, l'unica professionista è Lucia Fraboni. Mm. Il resto siamo tutte mezze calzette. Comunque il 16, domenica 16 marzo, sembra che già è tutto pieno? È tutto pieno. Ecco. Quindi è buono. Noi biglietti li abbiamo presi, no? Comunque so che è tutto tappezzato in giro di manifesti, locandine, perché io qui poi non mi ricordo il numero di telefono, che però voi che mi mettete sempre le foto del mio profilo, c'è una foto con la locandina. Sì. E comunque le altre due date da riempire sono il 20 e 21. Brava, giovedì 20 e venerdì 21 marzo. Esatto. Ricordiamo anche che la prevendita insieme alla primavera, capito, chiudiamo. Arrivate anche voi. Esatto. Ricordo anche i numeri di telefono, allora, della prevendita della tabaccheria di Corso Matteotti a Chiaravalle, 071 94 203. Lo spettacolo si chiama Sfreccia Rossa. Esatto. Viaggio assai poco raccomandabile sulla TAU, tratto Ancona Bologna, con la V. Ancona Bologna, dove c'è questo povero disgraziato di passeggero che si trova in questo viaggio suo, che parte da Ancona per andare a Bologna, e si trova una caterva di personaggi strani e surreali che gli impediscono la lettura di un libro, perché lo imbarcano in 7000 storie e robe di questo genere. Ecco, ricordiamo che da ride comunque, sicuramente, anche perché lo spettacolo è di Lucia Fraboni, esatto, la nostra famosa amica Lucia, con la partecipazione, ricordiamolo, anche di Francesco Favi, con Stefano Ranucci e Alessandro Cupido, vero? Esatto. Che vi farà scoccare delle frecce battutacce.
Insomma, imperdibile, una cosa imperdibile. Spero ora che venite, se no vi vengo a prendere pena recchia. Sì, sì, noi veniamo sicuramente. Ah, sono contento. Assolutamente sì. Devo spedire il Cristiano a prendere i biglietti. Che non ci sono già più. Esatto, fallo faticacque, ragazzi. Capito? Che così almeno smaltisce un po'. Io spero sempre in una galanteria, sa. Sì, figurati. Aspetti me, mangi. Stefano, grazie, buona domenica. Ragazzi, buona domenica. Grazie anche a te. Andate a prendere un po' di sole o una passeggiatina. Sì, adesso sì, appena abbiamo fatto qui, appena il nostro dovere l'abbiamo. A tutti gli ascoltatori, buona domenica. Grazie Stefano. Ciao, ragazzi, un bacione. Tutti. Buona ciao. Domenica anche a te. Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Io inteso come casa si alzava un momento e poi i bicchieri rendo la credenza che suonava. Ma brutto, brutto. Quelli del primo piano.